Eh sì, vi dicevo che c'è un clima di grande tensione, di grande nervosismo oggi qui al campo base. Accanto al campo base sta sorgendo questa grande tendopoli e stanno arrivando gli sfollati. C'è grande nervosismo perché a breve arriverà il ministro degli esteri, una visita istituzionale e ufficiale in quest'area che è stata particolarmente colpita, e c'è grande malcontento. Per questo ci sono elicotteri che pattugliano cieli in continuazione, militari che ci impediscono tra l'altro di girare immagini, fare foto, parlare con chiunque. E ci costringono a stare in questa area limitata, che è l'area in cui sono accampate le forze italiane. E tra l'altro in questo momento si sta verificando il passaggio delle consegne. I vigili del fuoco italiani, insieme alla protezione civile e al personale medico, quelli che hanno partecipato alla prima settimana di ricerche, stanno andando via, stanno arrivando i rinforzi, un'altra cinquantina fra uomini e donne che proseguiranno con le operazioni di aiuto. In questa settimana in cui i vigili del fuoco hanno lavorato in una determinata area di Antiochia, hanno salvato la vita a 2 persone, hanno recuperato 16 corpi, 7 dei quali erano di bambini fra i 4 e i 9 anni. È tutto.